Ben trovato, ben arrivato. Presidente, sono il dottore. Grazie di essere qui. Auguri. Grazie di essere qui. Grazie. Benvenuto a Milano. Signor Presidente, è un piacere. Posso salutarla? Presidente, un onore. Un onore in che? Sarà un piacere ascoltarla. Grazie. Illustrissimo Presidente della Repubblica, illustre Presidente del Senato, signori ministri, eminenza, eccellenze, autorità civili e militari, chiarissimi professori e cari studenti, buongiorno a tutti. Ringrazio tutti di cuore per la presenza, l'attenzione ed il tempo. Oggi è un grandissimo giorno per la nostra università. Vita, salute, San Raffaele. Stiamo inaugurando l'anno accademico 2022-2023. Buongiorno a tutti. Beh, direi che le parole dello studente ci hanno veramente riempito l'anima e il cuore, perché sono state giuste, portano soprattutto dentro di loro la consapevolezza del loro ruolo, che loro sono al centro e sono soprattutto il futuro della nostra classe dirigente e quelli che, venendo dopo di noi, porteranno avanti l'opera e le opere che ci sono in tutta Italia. La reazione alla crisi, anche pandemica, ha spinto il sistema dell'alta formazione a ripensare se stesso, e ciò è estremamente positivo. Non solo custode solenne di un passato glorioso, ma officina di un sapere geneticamente fertile e protagonista di un cambiamento che genera futuro. Siamo in una fase che potremmo definire di plus valore creativo, che supera la tradizionale sintesi tra domanda e offerta formativa. Precorriamo i tempi, anticipiamo i bisogni, immaginiamo nuovi scenari e nuove professioni, lo hanno ricordato brillantemente gli interventi che mi hanno preceduto. Dichiaro ufficialmente aperto l'anno accademico 2022-2023. Siamo un po' vecchi. Grazie a tutti.